chiamami qualcun altro, poi iniziamo, d'accordo? Tanto grazie. L'etimologia di passato è semplice, deriva dal latino passus, il passo, inteso come misura di lunghezza. Siamo di fronte a una parola metafora, perché la progressione nello spazio è l'immagine con cui ci riferiamo all'unica direzione che ci è concessa, quella di procedere dalla nascita alla morte. Il passo siamo noi che avanziamo sulla linea del tempo. Passato è un termine assoluto, indica ciò che ci siamo lasciati alle spalle, cose, persone, luoghi, sentimenti. Ogni istante che abbiamo riempito o che è rimasto vuoto si può catalogare sotto questa voce. Allora, buongiorno a tutti, di nuovo il mio ringraziamento per essere qui con noi oggi. Ringrazio Sua Eminenza Monsignor Corrado Pizziolo che è qui con noi, abbiamo la fortuna di avere, Don Lucio, il nostro comandante, e sono felice che siate qui con noi oggi per due motivi. Innanzitutto perché l'iniziativa che ci vede coinvolti è la realizzazione di quella che è diventata poi la biografia di Don Vittorio Battistuzzi, che è qui con noi oggi, e ringrazio veramente dal più profondo del cuore. Come ben saprete, secondo la volontà sempre di Don Vittorio, abbiamo deciso di devolvere il ricavato delle vendite di oggi del libro alla Charlotte di Codogno. Questo per incentivare i nostri ragazzi, dar loro, diciamo, i mezzi per esprimersi. Infatti vi invito a guardare le maschere che abbiamo appeso qui, sono state realizzate dai nostri ragazzi del CEO, e ringrazio anzi tutti i rappresentanti del CEO per essere qui con noi oggi. Riallacciandomi a quanto ho appena letto, ci tenevo a sottolineare l'importanza che ha per noi oggi la memoria storica, comunque la memoria locale. Non a caso, due anni fa abbiamo deciso di istituire un archivio della memoria popolare. Questo perché siamo convinti dell'importanza che ha il passato ha nel nostro presente, ovviamente. Un passato che è fatto di storie, è fatto di racconti ed è fatto di persone, come appunto Don Vittorio, che attraverso la sua storia oggi rende testimonianza di quelli che sono i tempi passati, che purtroppo non tornano più, motivo per il quale abbiamo sempre cercato di raccogliere più materiale possibile, foto, documenti, memorie. E anzi vi invito, nel caso aveste una storia da raccontare, una foto da condividere, di farcelo presente, proprio perché arricchire quello che è il nostro patrimonio oggi servirà anche ai ragazzi un domani per scoprire e conoscere quello che loro ovviamente non hanno potuto vivere. Quindi per essere breve, intanto vi ringrazio nuovamente per essere qui e porto i saluti del sindaco, che purtroppo non è potuto essere con noi oggi per motivi di forza maggiore, e passo la parola invece all'ex sindaco Roberto Betz, che è qui con noi. Grazie Oriana. Beh, buona giornata a tutti. Io da ex sindaco sono anche, come dire, molto onorato di intervenire a questa presentazione, perché ho qui a fianco con me, a me, un collega, un ex collega sindaco. Tra l'altro saluto il sindaco di Aierine, di Gordetta, credo essere arrivato adesso. E la storia che viene raccontata in questo libro è una storia molto particolare. Prima Mariana ci ricordava l'archivio della memoria popolare che abbiamo voluto
costituire qui a Codogné, e questo è un progetto molto particolare del nostro comune, dove stiamo tuttora continuando a raccogliere documenti, fotografie, testimonianze, soprattutto testimonianze orali, no? Quelle che magari non è così facile raccogliere perché sono nella mente delle persone, soprattutto delle persone anziane, e con la fine di quelle persone poi si rischia veramente di perdere. Questo è un progetto molto importante, per cui vi invito a avvicinarvi alla biblioteca, andare a trovare Giada, e magari se avete qualche aneddoto particolare, qualche storia particolare che riguarda il nostro comune o le persone del nostro comune, siamo sempre molto ben disponibili ad accogliervi, a registrarle e ad alimentare questo importante archivio della nostra storia locale. Dicevo, la storia del sindaco diventato prete di Don Vittorio è una storia molto particolare. Prima parlavo con, ho fatto una battuta, non è l'unico, c'è un altro esempio, Don Germain, però siamo comunque in un ambito di scelte di vita, direi uniche, e se dovessi, come dire, pensare al vissuto che ho avuto modo di vivere da sindaco, devo cioè, mi viene proprio da pensare che fare il sindaco sia una missione, non dico al pari di quella di poi diventare parroco, fare una scelta religiosa così importante, ma comunque è una dedizione agli interessi, alla tutela della popolazione, della comunità di cui tu rappresenti, che è veramente una modalità di approccio della vita che è diversa rispetto ai singoli che magari pensano solo alla propria vita, alle proprie cose e non si occupano dell'intera comunità. Ecco, ecco, l'aspetto che accomuna questi due ruoli credo sia proprio quello di dedicarsi agli altri senza distinzione. Senza pregiudizi, ma con grande disponibilità. E questo devo dire che Don Vittorio, in tutta la sua vita, diciamo, professionale, politica e poi religiosa, lo ha sempre dimostrato. La sua missione per gli altri l'ha dimostrata sempre e tuttora sta dimostrando qui con noi, raccontando la sua vita e la sua storia, e regalandoci questo bel libro. Ringrazio Pio che è stato disponibile nel raccogliere questa testimonianza, nel scrivere, nell'accompagnare, nell'aiutare Don Vittorio in questa operazione editoriale, poi tra l'altro un'operazione editoriale che ha anche uno sfondo sociale, perché stiamo raccogliendo fondi per il liceo, ancora una volta il dedicarsi agli altri, aiutare gli altri. Quindi veramente complimenti per questa iniziativa. Io a questo punto cederei la parola alla massima autorità religiosa che abbiamo qui con noi, il nostro vescovo Corrado, che lo invito qui al tavolo a fare un saluto. Grazie. Non pretendo, grazie a Cielo, adesso la crisi non avevo questo poco detto per Don Vittorio, questo e altro. Sono contento di questa iniziativa che tengo proprio un tassello anche nella storia, non solo di Codogné, certamente di Codogné, ma anche più ampiamente della storia della nostra diocesi. Ecco, non so se Don Vittorio sarebbe, abbia avuto nel suo cammino vocazionale il riferimento perlomeno a Don Mario Gerlin, può darsi che, perché abbiamo questa felice coincidenza, no? Non è, prima si diceva è raro, unico, beh, unico no, raro sì, però due preti che erano stati sindaci, abbiamo proprio la nostra diocesi, Don Mario Gerlin, sindaco di Pieve di Solivo, morto nel 1993, dopo una vita anche molto interessante, è andato non solo prete, ma è andato in
in Burundi, poi è nato in Brasile, ha fondato un deputario, è morto nel 93. E Don Vittorio, nato sindaco di Brasile, che è diventato prete. Quindi abbiamo questi due, che non sono di tutte le diocesi, anzi è molto raro, non è che sia assolutamente unico, però è molto raro. Quindi vale la pena anche di raccogliere queste memorie per costituire un riferimento. E giustamente quando diceva il sindaco, è vero, ciò che accomuna queste due fasi della vita, 10 anni di sindaco e poi prete, è la ricerca o l'impegno per un servizio che va oltre al proprio, alla ricerca della propria autorealizzazione, ma un servizio, diciamo, genericamente così, al bene comune, quello del sindaco lo è proprio per costituzione, quello del prete deve esserlo. Per il dubito che lui è stato. Grazie quindi di questa iniziativa, grazie all'intervento del CI che ha raccolto queste memorie e godiamo di questa presentazione. Grazie. Lei ci portava sempre alla Santa Messa alle 8,
e al vespro del pomeriggio la sua era un'autorità amorevole, atta a insegnarci che la vita a volte può essere anche dura, prevale comunque sempre quell'amore e l'affetto che non ci ha mai, mai fatto venire meno. Ecco, adesso lascio la parola a Don Vittorio che ci dirà qualche parola. Don Vittorio, come hanno influenzato la mamma, la zia, i tuoi familiari il tuo percorso di vita? Sistema per comprare le cose erano le uova.
e tanti si ricordano di questo sistema. Praticamente si andava al negozio perché i genitori di Don Vittorio gestivano il Casolino, che era situato lì dove c'è il capitello di Sant'Antonio, in via Mazzini, la strada che porta verso Valotto. E si arrivava con le uova che venivano accettate come moneta e venivano scambiate con delle merci. Poi passava, mi ha raccontato, questo è stato uno dei più bei racconti che mi ha fatto, perché non sapevo di questa cosa. E poi passavano gli addetti, una volta alla settimana, più o meno, due volte a raccogliere le uova che venivano scambiate con del denaro con il quale il papà di Don Vittorio con un cavallo andava a prendere a Conegliano delle nuove derrate alimentari. Curiosità, è successo anche al parroco di dover il cinema, il nostro cinema qua, il cinema Garibaldi, tanto caro a quelli della mia generazione, che dove abbiamo passato delle ore veramente piacevoli, è stato comperato dal parroco di allora, si chiamava Don Giuseppe lui, attraverso la raccolta delle uova. Quindi con le uova si è comprato il cinema, e non è poco. Quindi, ecco, questa è una delle storie. Poi il libro va avanti e racconta un po' la storia anche politica, diciamo, del tempo, che era ben diversa da oggi, che però si svolgeva attorno a dei valori, eccetera. E poi nel raccontare la storia ci siamo accorti, stavo cercando, Don Vittorio ha un archivio molto consistente, stavamo cercando un articolo su un giornale e ci siamo imbattuti sui documenti che abbiamo trovato di Papa Wojtyla, che è stato qui nella nostra diocesi a fare una visita e ha lasciato questi documenti con le omelie che erano di proprietà del Vaticano. Abbiamo contattato il Vaticano e ci hanno dato il permesso di inserire, e quindi la seconda parte del libro si accorta queste omelie, che possono essere motivo di ispirazione perché fanno anche dei grossi riferimenti a Papa Luciano. Ecco, mi soffermerei un attimo anche sulla vita politica di Don Vittorio, che è stato sindaco per ben due mandati, ha rischiato anche di fare il terzo, e appunto alla vita di sindaco Giada ci leggerà un pezzo del libro. Anche in questa esperienza pubblica, come in quella di ragioniere amministratore, posso sicuramente dire che ho imparato che la migliore delle virtù è l'onestà. Mi sono sempre sentito pago e soddisfatto di come ho svolto il mio compito di sindaco in tempi veramente difficili. Bene, ti senti dire qualcosa della tua esperienza come sindaco? No, lasciamo quello che c'è scritto nel libro. Poi c'era la scelta, ovviamente, di diventare sacerdote, e non è sicuramente stata una scelta facile, e è stata ponderata, anche perché mi sembra che possiamo raccontare l'episodio di Walter, quando ha saputo che vorrei diventare prete. Lo troverete nel libro. Quando Don Vittorio ha deciso di
fare questo percorso di sacerdote, ne ha parlato con Walter Rotolan, che era allora proprietario della Rotolan, e gli ha detto: guarda, io voglio farmi in prete, e Walter gli ha detto: e io più l'ho fatto. Quindi è stato un momento un po' difficile, perché ha detto, il tuo Vittorio giustamente diceva: non voglio essere responsabile di mandare a casa tutti gli operai per colpa mia. Se non che ti è venuto sua eminenza il vescovo di allora, Magrotto, sì, che ha fatto da mediatore fra i due, e hanno trovato un accordo praticamente dove il buon Vittorio, pur facendo il percorso del seminario, avrebbe mantenuto la firma per la fabbrica, e così la fabbrica è andata avanti e è diventata il colosso che poi è oggi, che si chiama Mai. Che altro dire? È una scelta di vita, come ha sottolineato il vescovo, unica e rara, e ha però portato al coronamento il sogno di Vittorio, che lui probabilmente lo provava, come se lo aveva capito, era fin da bambino, per gli insegnamenti della mamma, della zia, che hanno sempre permeato la sua vita di questa componente religiosa che lui ha sentito fin da piccolo e ha portato avanti in una vita che non è stata, la scelta del sacerdozio non è stata una scelta dovuta a una noia della vita, anzi è stata una scelta per continuare in quel servizio che lui ha portato avanti per 10 anni.